La musica di Undertale contiene dei segreti intelligentemente piazzati da Toby Fox per dare un senso di nostalgia al giocatore. Qualche tempo fa ho pubblicato un video chiamato 10 cose che non sai di Undertale, dove vi ho mostrato due di questi segreti. Quei segreti non verranno riproposti in questo video, quindi se non avete visto il video 10 cose che non sai di Undertale, cliccate qui per vederlo adesso. Quindi, sotto vostra richiesta, qui è SandyMaster92 e benvenuti ad alcuni segreti nelle canzoni di Undertale. Come ho già detto nel video precedente, Toby Fox ha fatto in modo che alcune canzoni nel suo gioco siano molto simili tra loro, questo per dare un senso di nostalgia al giocatore. Vorrei specificare che in questo video le canzoni non seguono nessun ordine logico e, come avete già letto, questo video contiene spoiler. Detto questo, iniziamo! La prima canzone che prenderemo in esame è Here We Are, la canzone che si sente nel laboratorio di Alphys durante la Pacifist Route. Appena caduti nel laboratorio di Alphys si ha subito questa sensazione di buio e di trascurato, e la canzone che accompagna questo ambiente ci dà molto bene questa impressione di disordine e forse addirittura un pochino di paura. Passiamo adesso alla canzone di Alphys. Esatto, Alphys stessa ha una canzone che è direttamente collegata a Here We Are. In particolare vi chiedo di prestare molta attenzione alla parte più acuta di questa canzone. Per quanto possa sembrare confusionale, le prime 5 note di queste due melodie sono identiche. Riascoltiamo adesso la canzone di Alphys. E adesso ascoltiamo le prime 5 note di Here We Are. Per chi ha ancora dubbi, ascoltiamo adesso Here We Are, velocizzata. Parliamo adesso di Metaton, esatto, il re o la regina, che cazzo ne so io. La star televisiva del sottosuolo ha una canzone che non solo, secondo me, è una delle migliori canzoni di tutto il gioco, ma questa canzone è molto simile ad altre due canzoni. Ascoltiamo adesso Death by Glamour, la canzone di Metaton X, e vi chiedo di fare molta attenzione alle prime 8 note del motivetto iniziale. Ascoltiamo adesso la melodia iniziale di Kor. Ma non abbiamo ancora finito, più avanti nella canzone di Metaton si sente questa melodia. E per chi non l'avesse ancora notato, questa è una canzone che si ascolta durante il programma culinario di Metaton. So che è parecchio ovvio, ma al diavolo. Napstablook. Sappiamo tutti dove voglio arrivare, quindi al diavolo, andiamoci e basta. Non c'è molto da dire qui, è ovvio.
Quindi la canzone Dammi del Manichino Impazzito è la stessa canzone di Napsta Bluk, ma leggermente remixata. Questo è un modo carino di Toby Fox di ricordarci che Napsta Bluk è in realtà un DJ. La Genocide Route. Ah, la Genocide Route. Dovrò fare una spiegazione molto rapida per chi ha deciso di ignorare il mio spoiler all'inizio del video. Durante la Genocide Route, il proprio obiettivo è di uccidere tutti i mostri in ogni singola area del gioco per fare appunto un genocidio. 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 Una volta che verranno sterminati tutti i mostri in una determinata area, si sentirà questa canzone in sottofondo. Oddio, da qui in poi il video si fa disturbante. Quindi prendete questa canzone molto, molto, molto lenta e aumentiamola del 1200% di velocità. Se avete finito almeno una volta il gioco in True Pacifist o anche in Neutral, conoscete e amate la canzone Undertale. Questa canzone è perfetta, è così piena di entusiasmo, piena di carattere. Oddio. Mettiamo da parte, ma la riprenderemo immediatamente. Un'altra canzone di Undertale, The Choice, la canzone che si sente durante il giudizio di Sans alla fine della Normal o della Pacifist Route. Prendiamo questa canzone e la aumentiamo del 666%. La musica di Sans è sempre stata fantastica, in particolare la canzone che è letteralmente chiamata Sans, è una canzone che mette molto bene in evidenza la pigrizia di questo personaggio. Ora prendiamo questa canzone e la velocizziamo un pochino e avremo una canzone che tecnicamente non dovrebbe neanche esserci nel gioco. Quindi Sans velocizzata somiglia molto a una canzone che si chiama letteralmente Canzone che potrebbe verificarsi quando si combatte Sans. Ora, nonostante il titolo, questa canzone, secondo la Wiki, non so se è vero, non può essere, non può proprio verificarsi nel gioco, non è nella cartella dei file, non è da nessuna parte, non esiste. Tuttavia ci sono teorie, c'è chi dice che in realtà si può, ma è una percentuale bassissima, c'è chi dice di averla ascoltata, una cosa strana. Una cosa sul quale siamo tutti d'accordo è che questa canzone è fighissima. E qui termina il video sulle canzoni di Undertale. Spero il video vi sia piaciuto, ma prima di chiudere volevo semplicemente ringraziarvi per l'ultimo video che ho pubblicato, per il successo che ha avuto.
successo 400 views e oltre 10 mi piace, successo relativo, per il mio canale è tantissimo e sinceramente mi riempie di gioia. Il video riguardava le 10 cose che non sai di Undertale, un video che appena pubblicato io pensavo non avrebbe fatto successo per niente perché stiamo parlando di Undertale. Undertale e Italia non sono due cose che vanno estremamente d'accordo. Questo video è stato reso possibile, è stato consigliato da Tommaso Fontolan e Frisk and Cara, che hanno consigliato nei commenti nel video precedente di farlo, quindi ecco a voi ragazzi. Addirittura Tommaso mi avevi detto di pubblicarlo oggi, non pensavo sarebbe stato possibile perché ho impiegato 2 ore soltanto a fare la parte iniziale di questo video, però a quanto pare ci sono riuscito e se tutto va bene dovrebbe essere up questo video per il 3 marzo. Non vedo che problemi dovrebbero esserci, però boh, non si sa mai. Quindi ragazzi, ancora una volta, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, ma soprattutto iscrivetevi. Giù nei commenti mi potete scrivere un video prossimo che volete vedere o anche se ho dimenticato qualche canzone da mettere in questo video. Detto questo, noi ci becchiamo nel prossimo video. Bella ragazzi!